Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Pittura Arte, la rubrica che segnala mostre ed esposizioni organizzate e allestite in provincia e fuori dal nostro territorio. Questa settimana rimaniamo in zona per una visita alla personale di Carla Pugliano intitolata Ossimori dell'anima, tra luce e oscurità, allestita a Varese alla location Camponovo. Sono qui alla mostra di Carla Pugliano, mi ha invitato a inaugurarla. Con molto piacere ho accettato perché ritengo sempre più giusto che l'arte debba mantenere uno stretto legame con la tradizione senza dimenticare un passato glorioso che abbiamo avuto in Italia. E quindi quando in fotografia ho avuto modo di vedere i suoi lavori ho trovato dei riscontri con un certo tipo di figurativo di matrice classica, però rivisitato anche attraverso i nostri tempi, quindi magari degli sfondi di carattere astratto, dei getti di colore, un'impaginazione che può essere in un certo senso figurativa, però attualizzata ai giorni nostri, e questo è un grande valore. Invece vedendo qui di persona ho avuto modo di constatare ancora di più proprio con gli occhi, perché le opere vanno viste dal vivo, una qualità molto alta negli incarnati attraverso varie velature. Questo è una cosa importante perché l'incarnato è la parte del quadro che rappresenta la tradizione e quindi rappresenta un realismo, però poi c'è il soggetto che spesso deriva da tematiche mitologiche o da forme ideali e visioni dell'artista, e questo si collega a una matrice un po' più surreale. Intorno poi vediamo degli sfondi che hanno un carattere astratto e quindi queste tre istanze che si uniscono portano poi l'artista a essere molto originale. Tra l'altro il carattere femminile della sua produzione è notevole. Sono opere, secondo me, che vengono capite molto prima dalle donne e poi dagli uomini, perché rappresentano una fragilità che oggi si riscontra soprattutto nel genere femminile, e il genere femminile si sa ha una sensibilità maggiore rispetto a noi uomini, che spesso siamo un pochino più superficiali e semplicistici. Però il dolore della solitudine, il dolore anche del vivere oggi in un mondo così complesso, la condizione di donna poi viene espressa dalla pittrice attraverso un linguaggio magistrale. Quindi sono davvero felice di essere venuto qui. Essendo giovane le auguro di fare una carriera brillante attraverso dei piccoli accorgimenti. Secondo me potrebbe sostituire tranquillamente i paladini del realismo che ci sono oggi, che sono degli artisti un pochino troppo attenti al perfezionismo e al virtuosismo. Noi dobbiamo evitare il virtuosismo quando si tratta di realismo, e quindi va bene la perfezione, diciamo, della maestria, proprio della tecnica pittorica, però ci deve essere dietro un bel messaggio, e questo messaggio dedicato alle donne è così importante e pregnante per i nostri tempi, la rende una protagonista importante della contemporaneità. Sono qui in questa location, che è la location Camponovo al Sacromonte, che mi ha permesso di esporre la mia arte, e quindi li ringrazio anche per questo, perché queste stanze sembrano fatte apposta per i quadri che io ho dipinto. E per ciò che riguarda la mia arte, io posso dire che l'idea di fare un figurativo per me ha una certa importanza, perché credo che il corpo umano abbia un potere espressivo molto forte, e attraverso la mia arte io ho come idea di arrivare ad esprimere quei sentimenti, quelle agitazioni, quei tumulti interiori che sono universali e che danno, diciamo, la possibilità a tutti di riconoscersi. Mi capita di avere dei riscontri da parte di persone che appunto hanno questo raggiungimento di senso di pace o di sollievo, magari introducendosi nei contesti che sono rappresentati nei miei quadri e nei sentimenti che vengono espressi. A volte c'è un
figurativo, più legato a un'esaltazione del corpo, quindi anche una valorizzazione della tecnica e della sperimentazione, a volte queste donne o questi astratti vengono comunque racchiusi in un contesto più destrutturato, e questo forse è un po' quella che sarà la mia evoluzione, vedremo. Bene, il nostro appuntamento termina qui. Noi, come sempre, ci vediamo la prossima settimana. Grazie di essere stati con noi. Tanti saluti a tutti.